quindi posso procedere. Open data, cioè adesso vi ho messo una definizione a livello, diciamo, molto introduttiva, enciclopedica, presa proprio da Wikipedia per capire di cosa stiamo parlando. Credo che una parte come questa non ci sia forse bisogno di ripeterlo, però per sicurezza lo spieghiamo. I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data, anche nel contesto italiano, sono dati liberamente accessibili a tutti, le cui eventuali restrizioni sono solo l'obbligo di citare la fonte o di mantenere la banca dati sempre aperta. Continua poi la definizione dicendo che l'open data si richiama alla più ampia disciplina dell'open government, cioè una dottrina in base alla quale la pubblica amministrazione dovrebbe essere aperta ai cittadini tanto in termini di trasparenza quanto di partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie, dell'informazione e della comunicazione. E ha alla base un'etica simile ad altri movimenti e comunità di sviluppo open come l'open source, l'open access e l'open content. Ok? Vedete, cioè, il richiamo finale dice ha una radice anche una radice comune con movimenti come ad esempio l'open source, perché effettivamente, come vi farò vedere nel corso di oggi pomeriggio, la radice, la nascita di questo approccio open con tutte le implicazioni etiche e giuridiche che si porta dietro è proprio nella scienza informatica, cioè le prime licenze aperte, cosiddette licenze all'epoca si chiamavano software libero, poi anche chiamate open source, appunto nascono nel mondo del software, sono stati gli informatici a percepire per primi l'esigenza di utilizzare delle licenze open che riaprissero quello che il copyright tradizionale stava chiudendo, ok? Ed è il motivo per cui parliamo anche di open data. Vedete che l'open data viene contestualizzato all'interno della più ampia disciplina dell'open government, cioè il fatto che la pubblica amministrazione in un mondo come quello di oggi, dove i processi sono digitalizzati e la rete internet permette che questi processi siano resi trasparenti e visibili al pubblico, ecco che l'open data diventa uno degli elementi, delle componenti più essenziali dell'open government, il fatto che la pubblica amministrazione esponga i dati della sua attività permette al cittadino di, vedete, in un'ottica di trasparenza, di controllare e verificare che la pubblica amministrazione stia gestendo la cosa pubblica, stia gestendo le risorse pubbliche correttamente. È un po' anche quello che abbiamo visto prima nelle slide del professor Benedetti, cioè quando si fanno vedere i numeri si percepisce che forse, caspita, quei soldi pubblici potevano essere spesi meglio. Ho una slide però oggi pomeriggio in cui, citando un pezzo del capitolo di Elena Giglia del libro, faccio vedere che la ricerca pubblica viene pagata probabilmente quattro volte, ma tre sicuramente, perché viene finanziato, viene stipendiato il ricercatore, viene finanziata la ricerca, vengono pagate le case editrici per realizzare il prodotto e poi gli utenti devono a loro volta o comprare il libro o pagare l'abbonamento alle banche dati per poter fruire del contenuto. Quindi effettivamente i soldi pubblici vengono spesi in un'ottica decisamente poco efficiente. E fino a qualche anno fa era difficile dire queste cose perché, come ci è già stato spiegato, il mondo era in mano dei soggetti oligopolisti, monopolisti, e quindi riuscivano anche a tenere sotto chiave questa informazione attraverso accordi di divulgazione, attraverso il fatto che loro comunque hanno le chiavi, hanno in mano le redini del gioco. Adesso, attraverso un approccio di open data, la gente comincia a rendersi conto, anche appunto vedere i numeri all'interno di due o tre slide fa riflettere, fa capire come tutti quei soldi potrebbero essere spesi meglio. E nella legge italiana poi, non ho fatto tutta la ricostruzione storica, di open data, il dibattito sull'open data si è aperto, diciamo, alla fine degli anni 2000, quindi 2008-2009, quindi più o meno sono 9, forse quasi 10 anni che se ne parla, ed è esploso appunto in questi ultimi 5-6 anni. Io me ne sono occupato in un libro che appunto si chiama Il fenomeno open data, come il titolo di questa slide, che è uscito nel 2014 non a caso, e in questi anni il tema open data è stato anche assorbito, recepito all'interno della legge italiana. Vi cito l'articolo 68,3 del CAD, il decreto legislativo 82 del 2005, è il codice dell'amministrazione digitale. Okay? Quindi il principale testo di legge, una sorta di testo unico che raccoglie tutte le norme relative alla digitalizzazione dell'apparato pubblico, della pubblica amministrazione.
Nell'articolo 68, fra le varie, l'articolo 68 è un articolo molto lungo che si occupa di tutti gli aspetti relativi alle tecnologie open, quindi si parla anche di software libero all'interno della pubblica amministrazione, e l'articolo, il comma 3, definisce cosa si intende per la legge italiana, per la legislazione italiana, per open data, per dati tipo aperto. La definizione è la seguente, ha tre, vedete, tre elementi costitutivi. Per dati di tipo aperto si intendono i dati che presentano le seguenti caratteristiche. 1. Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permette l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Quindi questo primo requisito attiene alla sfera giuridica, che è quella di mia competenza, di cui oggi pomeriggio parleremo tanto. Cioè vi spiegherò che cosa si intende per licenza che permette l'utilizzo. Sembra banale, sembra... Ma per me, sì, una licenza che permette l'utilizzo in realtà è, come dire, una sorta di... autologia, perché la licenza, la parola licenza, come spiegherò oggi, deriva dal latino licere, quindi è ovvio che è un permesso, è un'autorizzazione, no? Quindi dove c'è una licenza è implicito che per noi giuristi che ci sia qualcuno che sta autorizzando qualcun altro a fare qualcosa, ed è una licenza appunto ne permette l'utilizzo da parte di chiunque anche per finalità commerciali, e aggiunge un concetto che invece è meno giuridico e più informatico, cioè in formato disaggregato, okay? Che fa sì che il dato sia più granulare possibile e quindi riutilizzabile, machine readable si dice in inglese, cioè facilmente leggibile dalle macchine. Il requisito 2 dice che gli open data devono essere anche accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera A, sono adatti all'utilizzo automatico da parte dei programmi per il laboratorio sono provvisti, e che siano provvisti dei relativi metadati. Quindi va più, in questo caso, il requisito 2 su un aspetto informatico. Okay? Quindi devono rispondere a questi requisiti affinché siano il più machine readable possibile, quindi più facilmente riutilizzabili attraverso processi tecnologici. Rimanda alla definizione di formato aperto che oggi, diciamo, non riusciamo ad approfondire, però a sua volta la definizione di formato aperto è all'interno di questo articolo, che però è appunto in un altro parte, in un altro pezzo dell'articolo. Sì, perché è la lettera A, questa è la lettera B. L'aspetto dei formati lo citerò oggi pomeriggio anche per quanto riguarda gli open science data, è già stato citato dal professor Benedetti prima perché si è parlato di standard, quindi nel momento in cui utilizziamo degli standard condivisi, anche i formati aperti rispondono a degli standard aperti e condivisi, e quindi permettono una maggiore interoperabilità. L'adozione di formati aperti permette appunto l'implementazione di una maggiore interoperabilità dei dati. Il requisito 3 dice che gli open data, per essere veramente open data, devono essere resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai soli costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. Questo aspetto aveva creato non pochi problemi di interpretazione, perché appunto bisognava capire bene cosa si intendesse per costo marginale. Alcune pubbliche amministrazioni hanno sfruttato queste due righe dell'articolo per, come dire, evitare di dare dei dati che magari non volevano dare, giocando sul fatto che mettere a disposizione quei dati avrebbe creato per loro un costo, e quindi volevano scaricare questo costo sul cittadino, su colui che richiede il dato. Poi per fortuna le linee guida dell'open data, quelle dell'AGI, hanno superato un po' questi aspetti, dando un pochino di indicazioni più chiare di quello che si intendesse per costi marginali. Però come vedete appunto questi sono, ecco qui c'è una slide duplicata che potrò togliere, questa è la definizione che per la nostra legge viene fornita appunto per il concetto di dato aperto, di dato tipo aperto, quindi all'inglese di open data. Arriva poi nel 2012 quello che noi chiamiamo poi genericamente il principio open by default, famigerato il principio open by default, che articoli, io qua vi spiego che gli articoli della legge italiana sul diritto d'autore che riguardano gli enti pubblici non sono mai cambiati nel 1941, ovvero sono gli articoli 5 e l'articolo 11 della legge italiana sul diritto d'autore, anche lì non ho potuto mettere le slide dettagliate perché sono diventate veramente troppo, non ci saremmo stati nei tempi. Però se andate a leggere, l'articolo 5 ci dice che sostanzialmente non c'è un copyright, non c'è un diritto d'autore sui testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni, quindi è l'unico caso in cui
nella legge italiana si parla di una sorta di public domain by law, cioè per legge qualcosa è in pubblico dominio, l'unico caso. Quindi i testi di dati ufficiali della pubblica amministrazione, però parla di testi, non parla di dati. Esempio, i testi delle sentenze dei giudici, oppure i testi delle delibere del Senato accademico, su tutto ciò che è un atto ufficiale della pubblica amministrazione, il testo della delibera del sindaco di Trieste che blocca il traffico perché ci sono problemi di inquinamento, no? Quello è un potere tipico del sindaco, lui con la sua ordinanza decide che questa domenica non si può circolare in auto per tutto il centro di Trieste. Il giornalista che vuole fare la critica a questa delibera, perché secondo lui non c'erano gli estremi per bloccare il traffico, può riprodurre integralmente sul suo giornale, nel suo articolo, la testa delibera senza dover chiedere un'autorizzazione di copyright al sindaco o al segretario comunale, ok? Questo per capire di cosa stiamo parlando. Però appunto questo articolo parla unicamente di testi degli atti ufficiali, ma qui stiamo parlando di dati. Quello che ci interessa sono i dati delle pubbliche amministrazioni. La legge della nostra legge italiana del 41 non si era occupata dei dati, perché in realtà nel 41 non c'era neanche un diritto sulle banche dati. E l'articolo 5 non è mai stato modificato, quindi è rimasto tale quale, non si è mai occupato di liberare l'aspetto delle banche dati. Quindi se parliamo dei dati della pubblica amministrazione, rimanendo sullo stesso esempio del sindaco, ad esempio sono i dati relativi alle centraline che hanno prelevato le polveri sottili in giro per tutta la città, no? Che sono posizionate all'interno delle grandi città dei rilevatori. Questi rilevatori raccolgono periodicamente dei dati relativi alla qualità dell'aria e questi dati vengono raccolti in una banca dati da parte del comune. Okay? Quei dati non sono testi delle atti ufficiali e quindi se non vengono liberati attraverso una licenza rimangono coperti da quel diritto, il cosiddetto diritto sui generis, ok? Quindi l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore non ci aiuta a considerare open quei dati, ci vuole un atto liberatorio, ci vuole un'applicazione di una licenza da parte della pubblica amministrazione. Quindi di open data se ne parla, abbiamo detto, degli anni 2008-2009, gli strumenti per fare open data, cioè le licenze per lasciare dati, esistono già da quegli anni perché le Creative Commons sono nate nel 2002. Ciò nonostante ci si è resi conto che le pubbliche amministrazioni, nonostante si fosse aperto ormai da qualche anno il dibattito sulla liberazione dei dati pubblici sull'open data, le pubbliche amministrazioni erano un po' restie a farlo, un po' per pigrizia, un po' perché non sanno come farlo, un po'. Io ho fatto corsi nei vari enti pubblici per spiegare cos'è l'open data, anche in questo caso sono qui a parlarne. Perché? Perché non è un tema così semplice da comprendere, quindi la pubblica amministrazione non particolarmente attrezzata, pensate al piccolo comune o alla piccola provincia che non ha un apparato che si occupa di queste questioni legali di matrice, diciamo, proprietà intellettuale, ha un problema a gestire correttamente le licenze, soprattutto negli anni 2009-2010 in cui si era appena aperto questo dibattito, quindi nessuno sapeva bene come fare. E ci si è accorti che c'era una sorta, nonostante ci fossero già gli strumenti, però c'era una sorta di inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni nel liberare i dati. Nel 2012 arriva quindi il cosiddetto principio open by default. Che cosa fa? Il principio open by default cerca di forzare questo meccanismo di inerzia facendo un'eccezione per cui si inverte il meccanismo del copyright. Il copyright è un close by default, per cui si applica il diritto d'autore e anche il diritto sui generis a qualsiasi cosa che venga pubblicata, anche se non c'è stata l'indicazione del copyright sotto, no? Poi, anche se non trovate in una pagina web il classico disclaimer copyright all rights reserved, dovete comunque considerare quell'opera come tutelata dal diritto d'autore, perché il diritto d'autore scatta automaticamente con la semplice creazione dell'opera, e quindi se non c'è indicato invece con una licenza open che utilizza il libro, io devo considerare un contenuto e una banca dati come se fosse coperta da copyright. Quindi le pubbliche amministrazioni che vogliono rilasciare liberamente una loro banca dati devono farlo espressamente, devono indicarlo espressamente attraverso una licenza. Essendoci una particolare inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni nel applicare una licenza open e nel liberare le loro banche dati, il legislatore nel 2012 si è inventato questo diciamo, meccanismo di inversione per cui se una pubblica amministrazione non applica una licenza a un dato che ha pubblicato volontariamente, allora il cittadino può trattare quel dato come se fosse aperto, quindi si inverte il meccanismo. E quindi, come dico in questa slide, come spiego in questa slide, questo nuovo principio è stato introdotto sull'onda dell'entusiasmo del tema open data trasparenza, che come vedete era a cavallo tra fine degli anni 2000 e 2010. È stato fatto in realtà nell'ottobre del 2012, poi è diventato legge, prima è stato
decreto trasparenza, scusate, il decreto crescita 2.0, poi è diventato legge 221 del 2012, una legge che ha rischiato di non diventare, un decreto che ha rischiato di non diventare legge perché, se ricordate, nel dicembre 2012 è caduto il governo Monti, e quindi vi ricordo che erano esattamente i 60, sapete che dopo l'approvazione di un decreto legge ci sono 60 giorni affinché venga convertito in legge, se non decade, e mi ricordo che il governo stava per cadere proprio in quei giorni, e invece sono riusciti a convertirla in legge tipo al 58esimo giorno prima di Natale, ed è diventato legge dello Stato a tutti gli effetti, la legge 221 del 2012. In quella legge appunto c'era la modifica dell'articolo 52 del CAD, che dopo vi faccio vedere, che è quello in cui risiede proprio il principio open by default. E come vedete nel terzo punto è stato creato questo principio per sfruttare in positivo l'inerzia che la pubblica amministrazione aveva, si era registrata in quegli anni, nel liberare i dati. Quindi sostanzialmente, se le pubbliche amministrazioni si dimenticano o non vogliono applicare una licenza che libera i dati, il cittadino può sfruttare il principio dell'articolo 52 del CAD per considerare quel dato pubblico pubblicato come se fosse anche un dato open a tutti gli effetti. Piccolo problema, però l'hanno fatto, e questo, su questo sono stato sempre abbastanza critico, l'hanno fatto senza toccare la legge sul diritto d'autore, creando, come dire, un po' di problemi interpretativi. Perché? Perché questo principio, che invece è tipicamente del diritto d'autore, è stato inserito in una norma di diritto amministrativo, cioè in un testo di legge che è il CAD, che è una tipica norma che appartiene al diritto amministrativo, senza andare a toccare l'articolo 5 che vi ho citato prima. L'articolo 5 è rimasto relativo unicamente ai testi degli atti ufficiali. Bastava aggiungere 3 righe al di sotto all'articolo 5, aggiungere un comma all'articolo 5 per rendere un pochettino più chiaro e armonioso il quadro giuridico, ai fini appunto anche di una maggior coerenza e corretta interpretazione delle norme. Però così è stato, è quello che abbiamo, e quindi accontentiamoci. Questo è l'articolo 52 del CAD, okay, quello che effettivamente crea il comma 1, che crea questo principio open by default. Dice, e poi vi faccio vedere perché ho sottolineato in rosso alcune parole: i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano con qualsiasi modalità senza l'espressa adozione di una licenza, e poi qua era molto lungo l'articolo che ho dovuto tagliare le parti, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68,3, cioè che è la definizione che abbiamo detto prima. Quindi c'è un incrocio anche di un rimando interno di norme, quindi cos'è un open data, l'abbiamo letto nell'articolo 68,3 che abbiamo detto prima. L'articolo 52 ci dice semplicemente che se una pubblica amministrazione pubblica un dato o un documento, quindi aggiunge anche l'elemento dei documenti e non solo dei dati, in qualsiasi modalità, quindi che sia pubblicato nella bacheca del comune o della provincia o della regione, o che sia pubblicato sul sito, ossia inserito in un report che viene distribuito a un convegno su chiavetta, su chiavetta USB, sto ipotizzando le varie modalità con cui possono essere diffusi questi dati, pubblicati questi dati. Se la pubblica amministrazione si dimentica o non vuole o sceglie di non adottare una licenza, e quindi non lascia nessun tipo di indicazione sul copyright, allora il cittadino può intendere quei dati come se fossero dati tipo aperto, nel senso con la definizione che abbiamo visto prima, articolo 68,3. E questo è l'open by default, è l'inversione del meccanismo classico, che è invece quello del closed by default. Successivamente, quindi abbiamo visto che quello è successo nel 2012, si è aperto un altro pezzo, cioè si è avviato un altro pezzo di dibattito sul discorso open government, che era quello della cosiddetta trasparenza, cioè quindi non solo i dati della pubblica amministrazione messi a disposizione del cittadino per essere utilizzati, ma messi a disposizione del cittadino per essere verificati e affinché il cittadino potesse controllare l'operato della pubblica amministrazione. Okay? Il tema della trasparenza, adesso soprattutto il ministro attualmente in carica, Madia, se ne è fatto carico, e si è parlato di un FOIA, un Freedom of Information Act per l'Italia sul modello anglosassone, che poi è venuto fuori in realtà sul modello molto italiano, però era quello un po' il dibattito, cioè di avere anche in Italia una sorta di principio di libero accesso da parte del cittadino ai documenti della pubblica amministrazione. Quindi il principio open by default è stato poi ulteriormente ribadito e allargato con l'arrivo del cosiddetto decreto trasparenza, che è il decreto legislativo
numero 33 del 2013, chiunque lavora nella pubblica amministrazione che ha un ruolo da funzionario pubblico in qualche modo ha dovuto apprenderne i principi generali, perché in effetti è stata una riforma abbastanza premiante. Una legge, quindi il principio open by default è stato introdotto, è stato introdotto nel 2012 e rafforzato col decreto trasparenza, che è una legge che non solo indica i modi di rilascio dei dati da parte della pubblica amministrazione, ma individua nel dettaglio quali sono le tipologie di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ok? E stabilisce, soprattutto questo è importante, specifiche sanzioni per i dirigenti che non ottemperano. Perché sapete come funziona in Italia? Che se anche poniamo un principio per legge, ma non diciamo cosa ti succede se non lo rispetti, è come se quel principio non fosse stato stabilito, no? E quindi, visto che era stato fatto così all'inizio, cioè il principio era già stato stabilito anche nell'open by default, si era capito che la direzione, che la scelta politica del legislatore italiano era quello di liberare dati della pubblica amministrazione. Però l'inerzia aveva vinto anche in quel caso. Perché? Perché le pubbliche amministrazioni, i dirigenti, si chiedevano: ma tanto cosa mi succede se io non ottempero a questo principio? Il decreto di trasparenza per fortuna ha aggiunto questo pezzo, cioè ha aggiunto nell'articolo 43 seguenti chiare sanzioni e penalizzazioni di carriera e di, come dire, responsabilità dirigenziale per i dirigenti che non rispettavano questi obblighi di trasparenza. Ok? Questo è poi il successivo passo, perché nel 2013, scusate, ecco qua un errore che dopo dovrò correggere, ovviamente il decreto legislativo 97 del 2016, non del 2916, che vedo ancora un po' lontano, questo decreto cosiddetto, quello che viene chiamato FOIA for Italy, è l'ultimo pezzo della riforma, diciamo, in ottica di trasparenza, ridefinisce e allarga l'elenco dei dati a pubblicazione obbligatoria e ridefinisce anche i criteri per l'accesso civico da parte dei cittadini. Questa è materia tipicamente degli amministrativisti, nel senso, io sono un legale che viene dal mondo della proprietà intellettuale, qua siamo invece passati su un campo completamente diverso che quello del diritto amministrativo, quindi non entro neanche troppo nel dettaglio, però questa timeline è stata rilasciata, dal sito Forum PA, molto, molto chiara. Capisco che forse non riuscite a leggerla bene perché è scritta piccola, però vi fa capire dal decreto trasparenza. Nella prima versione del 2013, il decreto legislativo 33 del 2013, siamo arrivati all'ultima frontiera, che vedete che l'ultimo step risale a pochi mesi fa, perché è giugno del 2017. Qua dice: le PA detentrici dei dati, quindi delle banche dati, dei dataset, completano la verifica, la completezza, la correttezza e l'aggiornamento delle informazioni trasmesse alle banche dati, dato il dato a pubblicazione obbligatoria è sostituito dal link alla banca dati. Vabbè, questo entra anche nel merito di come possono essere pubblicati i dati. Quello che a me interessa farvi capire era appunto l'aspetto della pubblicazione obbligatoria, cioè ci sono dei tipi di dati, e adesso anche lì per legge dell'elenco, sono un elenco molto lungo, bisognerebbe aprire gli articoli del codice del decreto trasparenza e andare nel dettaglio. Sono una serie di dati che le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad esporre, che li trovate all'interno della sezione del sito. Ogni pubblica amministrazione ha una sezione che si chiama sezione trasparenza, in cui vengono pubblicati ad esempio i bandi, vengono pubblicati gli incarichi ai professionisti, credo che il mio nome andrà a finire lì, nel senso che io avendo ricevuto un incarico da professionista per realizzare il seminario di oggi, i cittadini potranno andare a vedere quanto sono stato pagato e perché sono stato incaricato io, non è stato incaricato qualcun altro, in questa sezione del sito. E quindi andrete a trovare, probabilmente ci sarà il mio curriculum e la mia partita IVA per verificare se sono ad esempio iscritto all'albo degli avvocati regolarmente o no, e via dicendo. Questa è la attività di trasparenza. Ok? Perché vi faccio questo esempio? Per farvi capire poi, per il secondo pezzo del nostro corso, qual è la differenza, il principio che sta dietro. Cioè la pubblica amministrazione, nel caso quando parliamo di open data a fini di trasparenza, deve esporre questi dati affinché il cittadino possa controllare che l'operato della pubblica amministrazione sia corretto, ok? E i soldi pubblici, le risorse pubbliche siano state utilizzate correttamente e in modo proficuo e adeguato. Il mondo della scienza ha altre esigenze che vi mostrerò dopo, cioè quando un centro di ricerca, un ente universitario, un ente di ricerca pubblico pubblica i dati relativi alla sua ricerca, non è
tanto per dimostrare che i soldi della ricerca sono stati utilizzati correttamente, anche quello, ma è perché si permette la verifica scientifica sperimentale dei risultati della ricerca. Dopo ve lo mostro meglio. Volevo comunque adesso ancora chiudere il discorso in materia di open data e trasparenza con le fonti, perché così vedete anche un po' la storia di come è nato di come sono nati questi principi all'interno della nostra legge. Vedete che la prima direttiva europea che ha iniziato a parlare di public sector information, il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, viene chiamata PSI, appunto l'acronimo di Public Sector Information, ed è del 2003. Quindi poi successivamente i vari stati dell'Unione Europea negli anni tra il 2004 e il 2005 hanno fatto le prime normative che spiegavano e gestivano l'aspetto, che si occupavano di questo aspetto. Perché l'Unione Europea ha fatto una direttiva di questo tipo? Perché? Perché ci si è resi conto che in un ecosistema che è ormai completamente digitale e interconnesso attraverso internet, almeno gli stati dell'Unione Europea devono avere dei criteri standard per cui gli stati e le pubbliche amministrazioni condividono i dati, affinché anche, come dire, si crei un vantaggio tra pubbliche amministrazioni. Io adesso ho sempre fatto l'esempio del cittadino che controlla l'operato della pubblica amministrazione, ma la possibilità di riutilizzo di dati permette anche ad altre pubbliche amministrazioni di evitare di reinventare la ruota ogni volta, no? Cioè, il Comune di Trieste ha fatto un progetto relativo appunto al controllo dell'inquinamento, e magari il Comune di Monfalcone avrebbe fatto la stessa cosa, e avere il dataset a disposizione del Comune, quello messo a disposizione del Comune di Trieste, permette di non rifare il lavoro completamente da capo. E questo in un'ottica di, come dire, economia e anche in un periodo di crisi economica permette alla pubblica amministrazione di non spendere soldi ulteriormente per fare qualcosa che magari per un pezzo è già stata fatta da una pubblica amministrazione equivalente. Ok, quindi il riutilizzo della public sector information è a vantaggio non solo del cittadino, ma anche delle altre pubbliche amministrazioni e anche delle aziende. Ok? La società, l'azienda, la startup che vuole fare un'app per verificare la qualità dell'aria e metterla sul cellulare, lo può fare grazie al fatto che il Comune di Trieste e di Monfalcone, oppure tutta la regione Friuli Venezia Giulia, hanno messo a disposizione i dati relativi all'inquinamento. Ok, quindi genero anche, come dire, do uno stimolo anche imprenditoriale. Perché? Perché questi dati sono liberamente riutilizzabili, quindi anche le piccole realtà imprenditoriali possono trovare occasioni di business su dei dati rilasciati dalla pubblica amministrazione. Ogni tanto ai convegni sull'open data, soprattutto nei primi anni, mi sentivo fare la domanda dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni. La classica domanda era: ma se noi mettiamo fuori dati e poi qualcuno ci guadagna sopra? Questa era una domanda che lasciava trasparire una preoccupazione abbastanza classica, ma anche a me faceva pensare ad un approccio non particolarmente corretto nella gestione della cosa pubblica, nel senso che le pubbliche amministrazioni non sono in concorrenza con le imprese, fanno un altro lavoro. Cioè, la pubblica amministrazione deve amministrare la cosa pubblica dietro mandato, diciamo, del cittadino. Non deve sentirsi in concorrenza con le imprese. La mia risposta, quando mi chiedevano se poi qualcuno ci guadagna, dicevo: dovete essere contenti, nel senso che come pubblica amministrazione, se un'impresa del vostro territorio riesce a fare business grazie al fatto che voi gli avete messo a disposizione dei dati, dovete essere contenti, non dovete essere, tra virgolette, gelosi di questa attività, perché sennò vuol dire che non avete capito bene qual è la mission che avete come pubblica amministrazione. Purtroppo un po' l'approccio burocratese italiano ce l'ha, più che il burocrate si sente il padrone della cosa pubblica. In realtà no, è solamente, come dire, colui che è stato chiamato a occuparsene, è il custode della cosa pubblica, ma deve mettere a disposizione dei dati. Ok? Quindi, quando c'era questa domanda mi veniva un po' il dubbio che non fossimo proprio sintonizzati bene. Spero che pian piano questa cosa sia arrivata, cioè che la pubblica amministrazione deve comunque mettere a disposizione quei dati, cioè non è che non mettendoli a disposizione lei riesce in qualche modo ad arricchirsi, a fare business al posto della piccola startup o del cittadino che vuole fare quel tipo di attività. Sono due cose diverse. Cioè, la pubblica amministrazione ha una mission di appunto gestione della cosa pubblica, e comunque quei dati li dovrebbe comunque raccogliere, ed è già stata finanziata e pagata per fare quel tipo di attività.
Quindi non dovrebbe essere percepita la concorrenza da parte della piccola impresa, del professionista o del cittadino o dell'università privata che magari vuole fare un progetto di ricerca o un progetto anche imprenditoriale di startup su dei dati che sono pubblici. Okay, quindi spero che questo messaggio sia arrivato e mi sembra che pian piano sia passato. Però come vedete siamo dovuti passare per due direttive e sono passati 10 anni tra l'una e l'altra. Quindi la prima PSI era del 2003, aveva messo le prime basi. La seconda è del 2013, ed è quella su cui attualmente ancora si basano i principi dell'open data a livello europeo. Capite tra il 2003 e il 2013 quanto è cambiato il mondo, perché a livello, per noi giuristi, 10 anni sono poca roba. Se pensate che abbiamo una legge sul diritto d'autore che è del 41, capite che per me è vero che non è del 41 rimasta uguale, è stata modificata, però 10 anni non sono tanti, in realtà su questo tema sono un'eternità. Ricordatevi che cos'era internet, fate uno sforzo di ricordarvi che cos'era internet nel 2003 e cos'è internet nel 2013, è già diversa adesso nel 2017, che sono passati altri 5 anni, 4 anni. Quindi la direttiva PSI 2 ha sostituito la precedente e infatti poi le norme del codice di amministrazione digitale e del decreto trasparenza si sono dovute armonizzare, non a caso il decreto trasparenza arriva nel 2013 anche lui, perché c'è stato lo stimolo della nuova direttiva e anche qui ho trovato, dopo devo correggere un po' di piccoli refusi e poi ultima fonte sono le linee guida dell'AGID, le prime erano allora le linee guida dell'AGID è l'Agenzia per l'Italia Digitale, quello che una volta era il CNIPA, che poi si è evoluto, ha cambiato nome più volte fino ad arrivare a Agenzia per l'Italia Digitale, cioè è appunto un'agenzia ministeriale che diciamo sotto diciamo, il controllo del Ministero della Funzione Pubblica, che si occupa del controllo e promozione di tutta l'attività di digitalizzazione della PA, quindi in senso molto più ampio. E tra le sue attività c'è anche quella appunto di verificare che le pubbliche amministrazioni applichino correttamente i principi relativi all'open data e al riutilizzo dell'informazione pubblica. Quindi come ultima fonte queste le linee guida nell'ultima versione sono del 2016 e sono diciamo il documento di riferimento per capire come fare correttamente open data all'interno della pubblica amministrazione italiana. Direi che oltre più di quello che c'è scritto lì non mi sentirei di dire, quindi lì trovate il link se avete dubbi su come operare, ci sono anche, c'è tutta la parte anche relativa ai formati e agli standard da applicare, okay? Quindi c'è tutta la parte anche informatica, vi invito appunto a leggere lì. Però ecco, quello che mi interessava era poter arrivare a chiarire che cosa si intende per open data nel mondo della pubblica amministrazione. Così, una volta che abbiamo chiarito questo, possiamo parlare più serenamente di open data relative alla ricerca e tenere ben separati i due mondi.